Ed eccoci rientrati al Nido delle Aquile, 22:54, lunedì 13 marzo 2017, si è conclusa da poco questa giornata importantissima di Serie A, con esattezza era la 26esima giornata, siamo un po' sconnessi. E bene, comunque sia, ritorniamo contenti, felici ed entusiasti di questo bel 3-1 contro il Torino. Grande Lazio, grandissimo Lazio. Quindi fase finale di puntata sarà dedicata a commentare questa vittoria importantissima della Lazio in diretta dagli studi di Radio Uomo Futura, Marco Misseri ed Alberto Alquadi. Stiamo cercando di ritrovare il nostro mitico Gianfranco Desideri in diretta dallo Stadio Olimpico, abbiamo delle difficoltà con il collegamento, comunque sia ritroviamo i nostri microfoni Andrea Sberna, con il quale ci eravamo sentiti a fine primo tempo per commentare questo Lazio-Torino, e ritorniamo a partita conclusa, dacci la tua opinione, dacci il tuo commento, Andrea. Beh, una Lazio sicuramente con più piglie, più cattiveria, più pulita fluida nel gioco. Sicuramente il mister si è fatto sentire, praticamente c'era da ripetere solo il primo tempo, ma con più lucidità. È venuto il primo gol da dove eravamo stati forti nel primo, cioè da destra. Per me oggi basta su tutti. Il giocatore sempre in silenzio, lavora, sodo, fa il suo, ma oggi anzi è stato premiato anche dal commentatore di Sky come uno dei migliori in campo, e da lì è venuto il gol. Pure il Lugano, da lì anche comunque. Un'altra azione pericolosa subito dopo l'1 pari con Immobile di testa, e niente, è cresciuto molto l'Ulic rispetto al primo tempo che ti avevo detto,
sottotono per me Milinkovic, male Wallace soprattutto sulla punizione regalata al Torino, male Stracoscia sul gol, e Parolo grande corridore come al solito, anche anzi pure l'uomo più pericoloso forse in aria, pure più di Immobile, perché sfiora il gol con un colpo di testa clamoroso, che quelle 8 su 10 vanno dentro, sbrachi la porta, lui l'alza un pochettino, sì. E va in anticipo su una ottima azione di Lukaku e ottimo secondo tempo di Lukaku, e Piglia non mi è dispiaciuto. Diciamo pure che Lukaku quando non c'ha la fase difensiva da per lavorare in attacco non è mai una bella spina nel fianco, perché no, è buono e c'aveva pure sulla corsa un avversario abbastanza veloce come il De Silvestri, sì. La prima volta lo ha piantato lì e ottima tecnica, è anche molto intelligente perché arriva sul fondo e scarica dietro proprio su Parolo. No, ottima impressione, praticamente una Lazio sulla falsa riga delle altre domeniche, e se continua così era una partita difficilissima che tutti hanno forse fatto passare per una passeggiata e niente, continuiamo così, credo che sia uno dei campionati con più punti, almeno questo se si continua così, quindi quasi un record assoluto per totale punti in un campionato a 20 squadre. Beh, ma c'è una differenza netta, cioè ormai se vuoi giocare il picchetto veramente, cioè, Chievo 4 gol, l'Empoli, il Pescara che non riesce a fare troppo divario, se calcoli pure i gol che hanno fatto i capocannonieri sono tantissimi, credo che tanti giocatori con tanti gol, quindi insomma è un campionato un po' particolare, comunque noi ci mettiamo là e aspettiamo. Beh, la Lazio già a 56 punti, ha un'ottima media. Calcola, Andrea, prima stavamo leggendo la Lazio, se lo voglio dire con precisione, allora 10 partite, 8 vittorie, è un ronino importante anche in un campionato così mediocre come lo di quest'anno, però è un cammino da squadra di vertice. Sì, non ci sono dubbi, sicuramente una media così alta avrebbe portato sicuramente a lottare più da vicino per un terzo posto, terzo, secondo posto, poi tornando a prima, dite un campionato abbastanza mediocre, sì è vero, però è mediocre sia per noi come avversari che anche per gli altri che ci sono sopra. Diciamo stupisce per come è nata questa annata, è nata da un rifiuto di un allenatore già preso, da ricominciare da capo, fortunatamente, perché questa è stata anche la fortuna di questa società di trovarsi un allenatore, o forse pure fatta apposta, che non aveva ancora firmato per un'altra squadra, era praticamente sulla Salerno-Reggio Calabria, e invece da lì credo che sia nata la svolta, perché poi dopo 2 giorni sono partiti in ritiro e da lì è nata questa favola di un mister abbastanza preparato nonostante la giovane età, deve ancora migliorare, lo farà con noi sicuramente, e è laziale vero e si vede dalla panchina, non sta mai fermo, l'esultanza, i gol, credo che sia l'allenatore che un po' tutti vorrebbero i tifosi, un allenatore tifoso che è un piccolo Simeone, diciamo. Ora con i tutti i paragoni, nel senso comunque a livello caratteriale sì no, assolutamente, magari a tra qualche anno ho detto ancora deve lavorare, ma non è, tra qualche anno può darsi pure che raggiungerà i livelli di Simone, questo non lo possiamo chiaramente sapere, però di certo nel cuore dei tifosi della Lazio Simone Inzaghi c'è entrato, perché comunque è una persona, è un signore dentro e fuori dal campo, e comunque è già di questo già il tifoso laziale se ne innamora. Poi vedere comunque questo suo atteggiamento, come ben hai detto tu, dalla panchina, così intenso
nel vivo della gara chiaramente entusiasma tutti i tifosi. Allora, prima volevo... diciamo che non fa mai mancare in qualsiasi momento, in qualsiasi occasione, il suo spirito laziale. Comunque, o parla dei figli, o parla della squadra, o parla della società, o parla di lui, ci mette sempre dentro la sua lazialità, e questo secondo me è molto importante. Assolutamente è vero. Allora, mentre aspettiamo di ritrovare il nostro figlio il prodigo Gianfranco Desideri, vogliamo ricordare a tutti i nostri ascoltatori di commentare insieme a noi questo Lazio-Torino terminato sul 3-1. Una serata bellissima, intensa ed importantissima per la Lazio, e invitiamo anche i nostri ascoltatori a interagire con noi sul numero nuovo di WhatsApp 320-69-22565, ripeto, al numero 320-69-22565. Vogliamo un po' su queste ali dell'entusiasmo, quindi vogliamo insieme a voi condividere questo momento importantissimo e commentare insieme questo Lazio-Torino 3-1. Già arrivano i primi messaggi. Volevo ringraziare Stefania da Milano che aspetta, ecco, mi sono distratto un attimino. Leggo il messaggio di Stefania: grandi ragazzi, stupenda Lazio mia, forza Lazio. Firmato Stefania da Milano, una grandissima laziale. Bene, romana, bene. Romana. E qualcuno, se qualcuno avesse notizie di Gianfranco, lo comunicasse alla anche chat. Anche io ho notizie su Maimone. È rimasto al tornello. No, sta vedendo la partita da casa, tutto a posto. Non sa già andato a venire. Allora, digli di scrivere un messaggio al Nido delle Aquile, vai Andrea. Sull'analisi della partita mi sono scordato due cose importanti. Una su tutte: il gol strepitoso di Sgheida, nonostante credo abbia toccato due o tre palle, che è entrato dopo 5 minuti, credo abbia toccato il primo pallone, perché era poi il forcing del Torino. E la seconda, finalmente è tornato al gol Frieder Anderson, che credo sia più che mai oggi il giorno che meritava questo gol per una partita totalmente strepitosa. Sì, è vero, ha fatto una partita che è da intelligente, perché comunque è entrato a ridosso del finale di partita e a differenza del solito non ha voluto strafare, è entrato nella maniera giusta e poi è stato decisivo con quella gemma finale. Però devo dire che è stato veramente importante il suo ingresso, perché a differenza delle altre volte è stato sempre preciso e puntuale, no Andrea? Sì. Non ha sbagliato nulla. Sì, l'ho detto, il primo tempo era stato perfetto, forse il migliore in campo, e il secondo si è confermato, quindi non è calato e mister lo sa e ha scelto lui in queste ultime partite proprio perché sicuramente lo vedeva